Tanti, no? Soprattutto voi che siete di una certa età, ovviamente, avete più paura. Ecco, questa è una regola analogica che dovete tenere presente. Voi che siete mature, diciamo, tenete presente questo, che più siete mature, cioè più siete avanti con gli anni, più durerà a lungo la delusione d'amore. E questa è una cosa interessante, c'è proprio una regola analogica che poi spiegherò a chi segue i seminari. È interessante questa regola analogica della durata di un problema, della durata di un problema ad esempio come essere abbandonati. E vediamo che c'è proprio una correlazione legata all'età e legata anche all'intensità del turbamento, legata all'intensità del turbamento vissuto, cioè alla forza dell'imprinting. Perché poi chi continuerà a seguire i miei corsi, sempre con l'abbonamento base, spiegheremo anche queste cose su come si possono misurare, diciamo così, da un certo punto di vista i turbamenti. E comunque la regola, salutiamo anche Tug, la regola di fondo è che più siete anziane, come voi ad esempio, più diciamo durerà a lungo il problema, l'abbandono. E in effetti ci hanno scritto delle canzoni, no? Massimo Ranieri, mi sembra, no? Cantava Perdere l'amore quando si fa sera, cioè vuol dire quando sta invecchiando, quando tra i capelli un po' di grigio li colora. È ovvio che anche delle persone che magari non sono, che non sanno, diciamo, esattamente come stanno le cose, però si rendono conto empiricamente che fa più male perdere l'amore alla vostra età, diciamo, alla vostra veneranda età, che perderla a 20 a 30 anni. Infatti nessuno fa canzoni perdere l'amore a 20 anni. A 20 anni sì, fa male, ma dura. In proporzione, a parità di imprinting, dura la metà di uno di 40 e dura, diciamo, un terzo di uno di 60. E questo è un punto fondamentale. Questo è un punto fondamentale, no? Poi, quindi, diciamo che ci sono tutte queste cose che dovete tenere presente, che dovete prendere in considerazione. E quindi perdere qualcuno, ma soprattutto la paura di perdere qualcuno, può essere una situazione molto dolorosa. Ci sono persone che si spaventano, non soltanto l'idea di essere lasciati, soltanto l'idea di essere abbandonati. Non so se provate a pensare, ad esempio, a una persona a cui tenete molto, provate soltanto a far mente locale, a pensare a una persona a cui tenete molto e immaginate che questa persona si allontani da voi, se ne vada e fantozzi, vadi, 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 se ne vada e vi lasci così al brucio, diciamo. Oh, Christian, sei ritornato a livello base. Sono 31 mesi che ti sopporto. Grande Christian. E comunque, fate come Christian, abbonatevi al livello base. E quindi questo è importante, è fondamentale, no? Se voi riuscite a, diciamo, a gestire questa situazione, oppure provate sofferenza. Ecco, provate proprio a immaginare oppure andare ad esempio su una situazione in cui eravate molto innamorate, provate a pensare a una situazione in cui eravate molto innamorati e siete stati lasciati o avevate paura di essere stati lasciati. Ecco, quindi queste sono tutte situazioni che, come potete ben immaginare, se riuscite a entrare dentro l'immaginazione di perdere una persona importante, una persona che sparisce, no? Come la nebbia al sole, pensate al vostro amato, alla vostra amata che si dissolve completamente come la nebbia al sole. Avete presente, no? Quando arriva un raggio di sole e fa sparire la nebbia, oppure che si dissolve come le nuvole spinte via dal vento, no? Queste nuvole che vengono spinte via dal vento e il vostro amore, come una nuvola, si allontana
sospinto via dal vento e voi non ce la fate più a rincorrerlo perché il vento è molto potente, un vento molto forte che spinge via la nuvola del vostro amore. Ecco quindi che, come potete vedere, diciamo, ci sono delle paure. Tuttavia, vi voglio portare la buona novella, esistono delle strategie che possono aiutarti a superare questa paura di perdere una persona cara e affrontare la situazione sicuramente in modo più equilibrato e fottendotene fondamentalmente. La prima cosa che devi fare è quella di non cercare di negare il fatto di avere paura di perdere una persona. Non cercare di negarlo, perché se cerchi di negarlo lo rafforzi, no? Come diceva il nostro grande Papa Paolo VI, morto un Papa se ne fa un altro, come diceva il Papa Paolo VI, tutto ciò che viene nascosto si rafforza. E anche il diavolo tende a rafforzarsi, e il diavolo non tende mai a manifestarsi, tende a rimanere nascosto. E quindi, allo stesso modo, viviti queste emozioni, non avere paura della paura, perché purtroppo noi talvolta abbiamo paura della paura, e questa è la cosa, perché un conto è se io, che ne so, faccio un esempio, se voi, ad esempio, avete fatto un tragico incidente, no? Dove avete rischiato di morire, dove avete rischiato di essere travolti da una macchina, ad esempio, magari ci può stare che avete paura a risalire su una macchina e a guidare di nuovo. Però, e questa è una paura che ha comunque un qualcosa di fondato. Ma se voi, diciamo, invece non avete avuto nessun incidente e avete semplicemente acceso il telegiornale e avete sentito di un tragico incidente avvenuto e voi avete paura di prendere la macchina, è ovvio che diventerà molto più difficile. E come dice Donatella, il diavolo tende a far sì che gli uomini pensino che non esiste addirittura, mentre il diavolo è il diavolo Lucifero, Lucifer, portatore di luce, è un simbolo che è anche molto potente e per certi versi rappresenta anche un po' il simbolo della libertà, se vogliamo, dell'uomo, no? La libertà dalla schiavitù, perché il diavolo, tra virgolette, può, o almeno il serpente nel biblico, portava la libertà. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale. Ovviamente chi si è collegato adesso ha perso la parte, il nucleo fondamentale, quindi dovrà andare a sentirselo. Ecco, quindi stavo dicendo, no, la prima cosa è accettare il sentimento della paura. La seconda cosa è quello di, diciamo, non cercare di trattenere questa persona, perché più cerchi di trattenerlo, qui possiamo utilizzare la psicologia inversa. Possiamo utilizzare la psicologia inversa bene. Possiamo utilizzare la psicologia inversa che funziona molto bene. Cosa vuol dire la psicologia inversa? Vuol dire che più tu cerchi di trattenere una persona, più quella persona tenderà ad andarsene. Più cerchi di allontanarlo, non dicendo vaffanculo, non mi interessi, però non dimostrando assolutamente ansia, non dimostrando assolutamente paura. Questo è il punto fondamentale. Ed è molto importante questo. E non dovete temere, come fa Fabi Nunz, che è una donnetta fondamentalmente, che ha paura persino dell'aria che respira, no? Dicendo, non dovete aver paura di respingere una... Ecco, perché questa è un'altra cosa allucinante. Se tu respingi una persona, non devi farlo con la recondita speranza che lui ritorni, no. Devi farlo proprio con la voglia e il piacere di mandarlo a fanculo! Questo deve essere il piacere. Quindi se non torna, hai raggiunto il tuo obiettivo. Cioè il tuo obiettivo non deve essere quello di farlo tornare, il tuo obiettivo deve essere proprio quello di mandarlo a fanculo. È questo il concetto di fondo che va a stravolgere. Perché se io faccio una cosa nella speranza, adesso gli faccio no contact con la speranza che torni,
No, tu devi farli no contact con la speranza che se ne vada a fanculo, definitivamente. E allora sì che funziona, ma nel momento in cui tu avrai un forte, riuscirai a generare un forte distacco, allora ti crescerà dentro, si ingrosserà dentro di te una sensazione di piacere e proprio potrai ricevere un grande piacere da parte questo. Beh, una donnetta magari no, ma diciamo una femminuccia, non lo so come possiamo dire, però una donna alfa non ha, o un uomo alfa non ha assolutamente paura di perdere qualcuno, non ha assolutamente paura di perdere qualcuno, anzi usa la psicologia inversa proprio per toglierselo dai coglioni. Quindi il terzo punto è quello di fidarti di te stessa, cioè lavora sulla tua autostima e sulla auto, come direbbero gli inglesi, sul self-confidence. E come direbbe la regina Elisabetta, never complain, never explain. Never complain, credo di averlo detto giusto, non so se abbiamo qua la nostra green apple, never complain, never explain. Che vuol dire non devi avere, never complain, non devi avere paura, no? Mi sembra che sia una cosa del genere, e non devi dare spiegazioni, non devi temere e non devi dare, non devi lamentarti e non devi spiegare. Quindi mandala a fanculo e basta, never complain, never explain, non lamentarti e non spiegare, never complain, never explain. E questo è quello che devi fare, no? Quando utilizzi la psicologia inversa, never complain, never explain, cioè levatelo dai coglioni fondamentalmente, senza lamentarti e senza darmi spiegazioni, perché in realtà diciamo alcune spiegazioni velate, soprattutto se iperlogico, dovresti fargliele pervenire, però diciamo se non gliele dai va bene uguale, non è questo il problema, se non gliele dai non è questo il problema. E poi un'altra cosa che devi fare nel frattempo è concentrati sullo sviluppo di te stessa, di te stesso. Ad esempio, iscrivendoti al seminario, facendo l'abbonamento base e iscrivendoti al mio seminario, diciamo, il mio seminario base, che ti dà la possibilità di, ottenere dei risultati, perché ti dà la possibilità di, come possiamo dire, diciamo, ti dà la possibilità di migliorare te stessa e quindi è un qualcosa di fondamentale, no? Perché una cosa che devi fare è concentrarti sulla crescita personale di te stessa, crescita come individuo, quindi coltivare interessi, attività che ti possono rendere felice e realizzata al di fuori di questa persona. Perché questo ti darà una maggiore sicurezza, ti darà un maggior senso di realizzazione personale e se fai dei percorsi di crescita personale, come ad esempio il mio canale, cioè su questo canale seguirai i miei seminari, riuscirai ad avere un più sicurezza in te stessa, più autostima e più capacità di leggere nella mente dell'altra persona e questo ovviamente ti porterà dei grandi benefici. Da questo punto di vista ti porterà dei grandi, diciamo, dei grandi vantaggi fondamentalmente. E quindi poi un'altra cosa è mantieni una prospettiva equilibrata. Ricordati che nella vita comunque non tutto è sotto controllo, solo le persone che vogliono avere tutto sotto controllo poi vengono pesantemente vinculate. Non so se ti fa piacere essere vinculata pesantemente, probabilmente a qualcuno potrebbe fare anche piacere di essere vinculati pesantemente, però diciamo nella maggior parte dei casi diciamo che il dolore che si sente dalla vinculazione potrebbe essere talmente forte che in effetti forse preferisci non essere vinculata pesantemente. E quindi devi mantenere una prospettiva equilibrata, no? Ricorda che nella tua vita non tutto deve essere sotto controllo, accetta l'incertezza e il fatto che le persone possono entrare ed uscire dalla tua vita, come noi possiamo entrare
ed uscire dalla vita delle persone. Ma purtroppo ci sono persone che credono che, come dire, quest'amore è per sempre. In realtà non è così. Nulla è per sempre. Avete visto che la vita finisce, diciamo, quindi anche la vita finisce, per cui non nulla è per sempre. E quindi dobbiamo tenere presente questo fatto, no? È un punto molto importante. No? Mettete like, a proposito, anche senza urli, che tanto non vi costa niente. Mettete un like e se volete abbonarvi al canale con l'abbonamento base potete farlo per ottenere dei grandi risultati nella vostra vita di merda fondamentalmente. E poi, quindi concentrati sulle cose che ti possono piacere nel momento presente. Ovviamente è molto importante anche avere degli amici, gli amici sono sempre importanti, e anche sviluppare la resilienza emotiva, cioè la tua capacità di affrontare le avversità emotive, perché la vita è naturalmente piena di sfide, piena di emozioni. Sviluppare la resilienza può aiutarti a gestire meglio le tue emozioni, a superare le paure, diciamo, che possono essere associate all'idea, ad esempio, di perdere l'amore, fondamentalmente. E dobbiamo imparare soprattutto ad affrontare le minacce che alcune persone, magari anche manipolative, magari anche un po' narcisiste, fanno, e molte persone hanno questa capacità di, diciamo, manipolare le persone, per ottenere, diciamo, dei risultati, no? Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, no? Quindi dovete superare le minacce dell'abbandono, perché ci sono personaggi che minacciano di abbandonare, minacciano di lasciare, quindi è importante riconoscere anche il proprio valore e non permettere a queste minacce o queste illazioni di condizionare la nostra felicità e il nostro benessere emotivo. Prima di tutto, se una persona ti minaccia di andarsene, levatelo tu dai coglioni, no? Cioè nel momento in cui dici guarda che io se fai questo me ne vado, tu dici guarda allora vattene comunque, sia che lo faccio sia che non lo faccio, fallo, è molto importante questo. Se tu lo fallo, diciamo, otterrai dei grandi risultati. Diventare come un acciaio da tempra e bonifica, duri in superficie e tenaci nel cuore. Ecco, beh, mi piace questa, diciamo, metafora che ha creato Andrea Giovani, perché bisogna essere duri come l'acciaio, ma anche con la capacità di saper entrare dentro, sapersi penetrare. Salutiamo anche Maria Grazia. E quindi devi riconoscere il tuo valore. Indipendentemente da tutto, ricorda che il tuo valore come persona non dipende dalla presenza o dall'approvazione di un'altra persona. Focalizzati sulle tue qualità, sui tuoi obiettivi e sui tuoi successi personali. Concentrati sul tuo valore, pensa io valgo, io sì che valgo, io sono una persona di alto valore, un valore intrinseco. Questo ti permetterà di incrementare, diciamo, maggiore autostima in te stesso, maggiore sicurezza. E ovviamente trovati altre opzioni, cioè perché, come dire, come dicevo oggi in una live, tutti i pesci stanno a mare, quindi non focalizzarti mai. Se una persona è un po' ballerina, tra virgolette, non è così affidabile, non è così stabile, tieni presente che il mare è pieno di pesci. E quindi non è che quando tu vai a pescare nel mare dici no, io voglio proprio quel pesce lì. Non lo so, prova a chiedere a un pescatore e soprattutto devi buttare i palamiti. Devi buttare i palamiti a mare, perché se tu impari a buttare i palamiti a mare, buttare il palamite a mare ti dà la possibilità di prendere più pesci fondamentalmente, no? Quindi i pesci stanno a mare e quindi tu devi buttare i palamiti a mare. Non andare a pescare con la pesca, perché diciamo pescatore di canna, abbiamo mailbox,
pescatore di canna, pesquei de canna, cacioe de viscu sono le ultime persone con la creò Cristo. Questo dobbiamo tenerlo presente. E i palamiti sono delle cose deformi, diciamo, che si buttano nell'acqua e hanno tanti ami e possono tirare su più pesci. Sono delle cose abbastanza deformate che vanno a mare e tirano sui pesci. Quindi questo è un punto molto importante che dobbiamo tenere presente questa cosa. E poi impara, diciamo, a riconoscere quindi personaggi che potrebbero essere importanti per te. Questo è un punto fondamentale. Investi in te stessa, in te stesso, come dicevo prima, focalizzati sulle tue passioni, investi tempo ed energia nelle attività che ti rendono felice, realizzata, concentrati sul tuo benessere emotivo, sulla tua crescita personale, ad esempio abbonandoti all'abbonamento base per partecipare al mio seminario, sono tutte cose che funzionano molto bene. E poi anche prenditi cura, ecco, l'autocura è fondamentale. Durante i momenti di paura di perdere una persona dobbiamo autocurarci, ad esempio praticare la meditazione, praticare l'esercizio fisico, migliorarsi anche proprio fisicamente è un punto fondamentale. Smetti di mangiare quei barattoloni di Nutella, quelle lasagne che ti fanno, diciamo, diventare una che ti fanno diventare una balena bianca, no? Cerca di mantenere un Per partecipare ai seminari bisogna fare l'abbonamento base. Chi non avesse fatto l'abbonamento base e c'è un abbonamento live può upgradare. E quando è l'abbonamento base, al lunedì e al giovedì alle ore di 18:45 basta andare nella community del canale, ci sarà il link per partecipare all'abbonamento base. Quindi è molto semplice, questo è fondamentale. Bene, detto questo, direi che le regole fondamentali sono queste, salutiamo Eos. Quindi affrontare le minacce dell'abbandono o la paura dell'abbandono richiede forza interiore, richiede autostima, richiede una comprensione del proprio valore come individuo. Devi concentrarti sulla tua felicità, sul tuo benessere emotivo. Stabilisci anche dei confini nella relazione. Se uno ti minaccia di abbandonarti, tu manda l'affanculo in tempo zero, perché liberarsi dalla paura delle minacce o dalla paura che una persona ti abbandoni lo puoi fare soltanto dando energia, dando forza, dando vitalità a te stessa o a te stesso. Questo è il punto fondamentale. Continuate in questo modo e vedrete che la vostra vita relazionale